Buongiorno e buon mattino dal Gusket. Appena finito di fare colazione e tra poco vado a lavorare. Ho appena visto alcuni video su internet relativi al fatto dei blocchi delle auto a Torino e a Roma e al fatto che molti lamentano il problema che hanno bloccato le auto fino alle Euro 6, che non era giusto, che le Euro 6 inquinano meno, che tutte, vabbè. Non stiamo lì a andare a vedere tutte quelle cose lì perché si sa già. Io posso dare alcune ipotesi. Allora, prima di tutto, le due amministrazioni sono governate dai 5 Stelle, che notoriamente sono un po', come si può dire, inesperti e comunque si circondano da persone che comunque sono dei sedicenti esperti, ma poi alla fine non sanno niente, non capiscono niente o capiscono poco. Poi loro, per ripicca, per far vedere che sono più bravi degli altri, se uno fa 4 loro vogliono fare 8 senza nessun apparente motivo. Inoltre c'è da dire un'altra cosa, che ad esempio a Roma, per quel che ne so io, è una città molto più calda che a Torino rispetto come clima, come tutto. Quindi adesso andare a dire ma perché riscaldamenti, così. A Roma fa molto meno freddo che città del nord, i riscaldamenti viaggiano anche molto meno in proporzione. Quindi secondo me c'è un problema proprio di come si dice, rinnovamento proprio degli impianti, cioè praticamente hanno impianti vecchi, raffazzonati, magari sono ancora tanti a gasolio, a carbone o addirittura olio pesante, perché i condomini, per non spendere, hanno lasciato quei riscaldamenti lì. Non ci sono stati controlli da parte del comune per far rinnovare i vari impianti. E quindi va da sé che se c'è delle giornate un po' più fredde o un clima sfavorevole che non sposta le polveri, no, queste si accumulano molto di più, anche perché gli impianti ne producono molto di più. Sono impianti che purtroppo producono questo sistema di inquinamento. Altro problema, ho parlato delle super pellets. Super pellets, sì, effettivamente hanno un sistema di combustione che favorisce la formazione di microparticolato. E il problema delle super pellets è che probabilmente molti a Roma, sia in appartamento che in case private, ma soprattutto in appartamento, hanno installato stufe o camini a pellets appunto per risparmiare sul riscaldamento condominiale, perché loro hanno fatto questo calcolo: io non attacco i radiatori, ho la stufetta a pellets che mi basta per scaldare la casa perché comunque a Roma non fa freddo, spendo molto meno perché i pellets comunque costano in proporzione di meno rispetto alla bolletta energetica che potresti pagare con un condominio, e ti scaldi lo stesso. Il problema è che non ce n'è uno, ce n'è moltissimi. E quindi praticamente, visto che queste stufe, specialmente quelle più economiche, perché tanti, sapendo com'è la gente, non va a spendere nel meglio, spende tanto da risparmiare, basta non spendere dei soldi, automaticamente il particolato è aumentato. Difatti, dopo 2-3 giorni, una settimana che hanno bloccato il traffico, il particolato è sempre uguale. Ma perché è sempre uguale? Perché comunque queste stufe, questi sistemi di riscaldamento ne producono molto, ma molto, ma molto di più rispetto alla peggiore delle auto in circolazione. Altro problema: sappiamo esattamente a Roma quante auto circolano Euro 6? Si sa quanti Euro 5 ci sono? Si sa effettivamente se circolano tantissime Euro 3, Euro 2? Non si sa. No, hanno bloccato tutto. Cioè, per non saperne leggere né scrivere, hanno bloccato tutto. Però poi abbiamo pullman vecchi come cucco che fanno un fumo che lo vedi da qua dal nord, quando accelerano vedi il fumo qua, a Roma, prima. Poi, al contempo di ridurre il traffico, appunto perché vogliono ridurre l'inquinamento, non aumentano il servizio pubblico. Quindi cosa succede? Che io, che posso magari evitare di usare la macchina, quei giorni lì però non ho mezzi pubblici, perché
l'Atac, come ben si sa, è in crisi, non ha mezzi, non c'è un servizio capillare. Inoltre a Roma è 15 anni che parlano della metro C, che sarebbe la terza linea, che risolverebbe un mucchio di problemi, perché con dei parcheggi adeguati fuori dalla città, tu magari tanti pendolari che usano la macchina per entrare in centro si fermano prima, prendono la metropolitana. E la metropolitana non va avanti, non la finiscono. Boh. Non esiste a Roma un sistema di pullman o filobus, che comunque praticamente andando elettrici con la linea aerea comunque inquinano di meno, perché è un tram, per dire, a Torino c'erano i tram, io penso che ci siano ancora, se l'hanno ridotti sono stati proprio degli stupidi, perché il tram era forse il mezzo più ecologico, no? Non ha le gomme, non ha niente, c'è le rotaie come il treno, va elettrico, quindi se ben gestito, con mezzi moderni, leggeri, che comunque inquinano, consumano di meno come corrente, quindi inquinano comunque a monte di meno, tu hai un sistema ecologico perfetto. Devi solo studiare nella maniera giusta le corse, le tempistiche, in modo da non far aspettare tanto la gente quando esce da lavorare, no? E probabilmente risolveresti il problema del traffico, perché se io so che a Torino arrivo fuori di città con la macchina, se ho bisogno della macchina, parcheggio in un parcheggio tipo, che ne so, tipo Milano Famagosta, per esempio, no? Mi fai pagare il parcheggio tipo 2-3 euro al giorno, non di più. Prendo il tram elettrico e mi faccio portare in centro. I tram, vi facciamo delle corse ogni 15 minuti, 20 minuti, dipende un po' anche dalla zona e dal traffico. E probabilmente io quando esco da lavorare faccio più presto andare a prendere la macchina al parcheggio che prima che parcheggiavo uscire dalla città. Perché corsia preferenziale, vanno solo loro, basta, finito, faccio molto più presto. Solo che anche lì sono quelle cose che sono le amministrazioni che dovrebbero studiarle poco per volta. Cioè, a Torino c'era già la rete dei tram, bastava modernizzarla, renderla un po' più efficiente, cambiare certi, perché c'erano dei tram vecchi, lenti, magari fai dei tram più piccoli, più leggeri, che vanno più un po' più forte, magari un po' più veloci, però nello stesso tempo inquinano di meno, sono più leggeri. I sistemi ci sono. E come anche la metropolitana, Torino c'è una linea sola della metropolitana, poi fare dire, ma la gente non la usano, ma non serve. Ed è fatta una. Bisogna almeno una città come Torino dovrebbe avere almeno una metropolitana tipo, non so, tipo Milano. 3-4 linee, magari non grossissime, perché la città è piccola in proporzione, però già con una metropolitana ben studiata tu dovresti togliere un mucchio di traffico, perché poi la gente quando si è comoda, specialmente un impiegato, può anche andare con la metropolitana, senza usare la macchina. Logicamente queste città non hanno servizi, non hanno facilitazioni, la gente cosa fa? Si sposta con le macchine, perché purtroppo non puoi fare diverso. Già Milano è già un po' più moderna come città, c'ha più linee di metropolitana e quindi riescono a gestire meglio il traffico, anche se possono fare di più. Però rispetto a Roma e Torino sono un po' più avanti come sistema. Ma io sono convinto che, appunto, come dicono molti, il problema non è il traffico delle macchine, quantomeno l'inquinamento fisso delle scuole, industrie, negozi, capannoni. È lì che praticamente c'è l'inquinamento, perché usano impianti magari vecchi, non vengono controllati e in più, specialmente a Roma che di industria non ce n'è, vuol dire che l'inquinamento non è delle industrie, perché chi parla di industria a Roma non capisce niente. Cioè, che sappia, Roma come città, come concentrico, poli industriali, io che sappia non ce n'è. Cioè, ci saranno dei capannoni fuori, ci saranno delle piccole attività, ma tolto quello. E quindi io la penso così. Secondo me, prima di fare i blocchi dovevano studiare bene, capire esattamente l'inquinamento da dove proviene. Poi fai i blocchi. Poi se vuoi bloccare le macchine più vecchie, tipo l'Euro 0, l'Euro 1,
dare gli incentivi a cambiare i mezzi anche privati degli artigiani, per dire, non so, c'è un camioncino vecchio come il Cucco, gli dai un bel incentivo, lo cambia, comunque può andare a lavorare, perché comunque ci sono anche certe attività che se non c'è un mezzo tuo privato non puoi fare niente, mettiamo l'artigiano, tipo l'elettricista, l'idraulico, il muratore, per dire, quelle imprese lì purtroppo sono obbligati ad avere un mezzo. Non è pensabile che il muratore con la cazzuola e il secchiello vada sulla metropolitana e vada al lavoro, cioè forse il dipendente che va in ditta, dove va bene, se c'è il magazzino in mezzo a Roma, ma se no sei obbligato ad avere la macchina in mezzo. Ci sono delle attività che purtroppo, oppure non so, la ditta che gestisce l'acquedotto, per dire, di Roma, logicamente ha bisogno dei mezzi, deve spostarsi. Allora dici che parco mezzi hanno tutti i mezzi vecchi. Benissimo, si cambiano tutti, si mettono tutti i mezzi moderni. Se si riesce anche elettrici, dove si può. Poi dove non si può, logicamente. Perché anche qua vogliono incentivare i mezzi elettrici. Però non c'è strutture, non c'è colonnine, non c'è niente. Quindi capisci che io come faccio? Con tutta la mia buona volontà posso comprare un mezzo elettrico. Poi dico, e poi? Con cosa lo carico? Con la coda del gatto? Cioè, qui parlano, ma poi alla fine non. Ma Roma, Milano, Torino, ma come anche i piccoli comuni? I piccoli comuni poi sono scusati dal fatto che magari l'amministrazione piccola, pochi soldi, fanno cosa possono, ma città grosse come Roma, Milano, Torino, Genova, insomma, là, dovrebbero essere quelle che in linea di massima dovrebbero mettersi un po' più a posto, ecco, avere un po' più di possibilità. Poi io la dico così. Boh, speriamo che arrivino a capire che effettivamente certe cose sono un po' fuori luogo, nel senso, cioè sono proprio fine a se stesse, non servono a niente.